Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui ragazzi per l'analisi di Empoli-Milan 1-3. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente come sempre di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci dappertutto e vi ricordo il sito internet www.acmilaninsight.com. Allora ragazzi, che partita che è stata, eh? Non è stata facile. Avevo paura fosse una partita perdita, sinceramente. Allora, dopo aver visto il primo tempo dove ok, abbiamo giocato discretamente creando occasioni dal gol, ma senza concretizzare, mi è venuto un po' di paura, perché mi sembra una di quelle classiche partite di cui il calcio è pieno, dove praticamente la squadra più forte, complice un po' di sufficienza, di non precisione, di non attenzione, alla fine, diciamo, perde o pareggia la partita. Invece, grazie a una furbata, ci portiamo in vantaggio al 79esimo. Una furbata, diciamo, del mister in primis, poi di Tonali. Rimessa battuta veloce, Leao salta dei winger in mezzo, la passa in mezzo per Rebic, che da solo fa 0-1. Fino a lì era stata una partita che seppur equilibrata, seppur con occasioni da ambo le parti, diciamo aveva vissuto fasi alterne, fasi di studio, fasi di accelerazione, fasi di equilibrio, poi una attaccava e l'altra difendeva e poi viceversa. E invece dal 79esimo, quando si è sbloccata la partita, mi è sembrata tanto, la partita di ieri mi è sembrata tanto un match di box dove ci sono due pugili che stanno, un colpo ciascuno, un colpo ciascuno. E sinceramente ho avuto tanta paura quando poi Bennacer fa quel fallo lì al 92esimo, 91esimo. Perché? Perché sapevo che Bairam, insomma, su punizioni è bravo. Stato complice un po' pure Tatarusano, a mio modo di vedere. E lo stesso Bairam prima se ne era mangiati due di gol, uno col destro e uno col sinistro. Però su quella posizione avevo tanta tanta paura, in effetti è andata male. Già ero pronto a passare un sabato sera, una domenica nervoso, arrabbiato, quando arriva un'illuminazione divina. È sembrato un gol molto simile, che è un po' più grande d'età se lo ricorderà, per i più giovani magari l'avranno vissuto tramite video in rete. Mi è sembrato tanto il gol di Milan-Ajax 3-2 con la sponda di Ambrosini e Inzaghi che fa il pallonetto con Thomas, insomma, che la tocca sulla linea. In tanti, quasi tutti se lo ricorderanno. Qui invece al posto di Ambrosini c'era Krunic, che se vogliamo lo ricordo un po' per capacità fisica e stacco di testa. E al posto di Inzaghi c'era uno che non fa del gol la sua prerogativa principale, la sua caratteristica principale, però si è trovato mitico Ballo Touré a posto giusto nel momento giusto. Non avrei mai immaginato una riscossa così di Ballo Touré dovesse
in giro, così come devo essere altrettanto sincero nel dire che a me come giocatore non convince, non piace, ma rimaniamo limitati a ieri. Ieri è stato decisivo, sono contento di essere stato su Mendy. Anzi, vorrei che magari quando dico cose non belle venissi smentito prontamente. Nella live di giovedì avevamo detto che insomma, Pallotorero non l'avrei portato nemmeno se mi fosse mancato il quinto a calcetto, e mi smentisci, e mi smentisci, e bravo Ballo, bravo Ballo. Che poi è un attimo che si richiama la grande Raffaella Carrà, cacciamo la nuova canzone, Ballo, Ballo, Ballo da capogiro, scusate l'eventuale intonazione, che non sarà sicuramente più forte. Insomma, poi dopo il 2-1 di Pallotorero, Empoli tutto alla ricerca del pareggio, che però lascia praterie dietro, e in una palla recuperata da Rebic lancia Leao che da solo in 3 contro 1, che da solo davanti al portiere fa 3 contro 1. No, mi sono un attimo intrecciato perché stavo pensando al fatto che tanti giocatori spesso davanti al portiere gli viene un attimino di ansia da prestazione. Io a memoria non ricordo un giocatore che facesse sembrare, come posso dire, così serena la situazione. Cioè, nel momento in cui ho preso fallo, io già sapevo che Leao segnava. Cioè, quando è davanti al portiere in posizione centrale, mi ricordo un po' il gol con lo Spezia l'anno scorso, il gol con la Roma, il gol con l'Empoli di ieri. Quando è davanti al portiere in posizione centrale, è raro che sbagli. Pure col Parma 2 anni fa, è raro che sbagli. Poi 2 anni fa si mangiò il gol all'ultima giornata con l'Atalanta sul palo, vabbè. Però una semplicità, una tranquillità, ieri anche in quel pallonetto che facile se vogliamo nell'uno contro uno, ma è preciso, è un attimo che si fa troppo alto, troppo basso e si fa la figuraccia. Signori, bisogna rinnovarla a tutti i costi, eh? Ma proprio senza dubbio, senza discussione. Poi eventualmente se arriverà qualcuno con 120, 150, 200, si vedrà. Però al momento noi dobbiamo fare il nostro e lo dobbiamo rinnovare. Questo è quanto, ragazzi. Poi domani ci vediamo per le pagelle, che tanto già ci saranno 12 partite in 40 e qualcosina giorni, quindi saremo sempre qui ogni giorno. Io vi ringrazio, vi saluto. Ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita di ieri. Vi ricordo ancora gentilmente il like, iscrizione qui e da altre parti e il sito www.acmilaninsight.com. Ciao ragazzi, e oggi balliamo un po', balliamo tutti insieme. Io ballo, tu balli, balliamo tutti insieme con Ballo, Ballo pure. Ciao ragazzi, e sempre forza mia.